Grazie a Giorgio Zanetti. Io sicuramente io no, voi probabilmente, chi lo sa. Cioè, mi sarei curioso di vedere come reagiamo noi quando, non so, per la prima volta ci arriva un extraterrestre e non è piccolo verde con l'orecchia punta e, non ha queste, e poi casomai è meno evoluto e meno intelligente di noi. Per cui, voglio dire, la categorizzazione è inevitabile. Riguarda tutti, perché noi viviamo in un mondo molto complesso e la categorizzazione ti aiuta a semplificare il mondo, questo sì, ma vale anche per noi comunicatori, noi giornalisti, cioè tendiamo a categorizzare perché, ma come lo fanno tutti, come lo fa l'ente pubblico quando deve dividere le fasce di popolazione, si fanno delle categorie, è assolutamente inevitabile, però lo sforzo che viene fatto in questo libro è appunto la decategorizzazione, che per noi giornalisti equivale a dire raccontiamo la storia del singolo e non parliamo per categorie, è un po' lo stesso operazione, lo stesso meccanismo. E quindi attraverso appunto il singolo che è cinese, che è extraterrestre, non con le orecchie punte, eccetera, eccetera, si capisce che non è quello che pensiamo e riusciamo forse, anche se poi viene fuori leggendo il libro che non c'è neppure questo automatismo, cioè diciamo aiuta, però poi deve essere comunque questo percorso deve essere comunque guidato e aiutato. Per cui insomma. È molto complesso, voglio dire, il tema, giustamente diceva il direttore Zanetti, diceva che noi questa ricerca apre altre ricerche e altre ipotesi di ricerca, proprio perché questo è abbastanza complicato. Io darei la parola a Raffaella Curione, assessore educazione e conoscenza del Comune di Reggio Emilia, ma in scaletta vedete che successivamente ci sarebbe dovuto essere stato il dirigente dell'ufficio scolastico territoriale di Reggio Emilia Ponticello, ho cancellato il nome quindi non riuscivo più a leggere come si chiama perché non essendoci, che si scusa purtroppo per impegni dell'ultimo momento non è potuto venire. Prego Raffaella Curione. Grazie, buongiorno a tutti e a tutti. Intanto grazie davvero di questo invito, ma grazie soprattutto di aver organizzato questa occasione con tanti studenti, tante scuole, per parlare di un tema che, come diceva prima il giornalista Bova, è sicuramente un tema attuale purtroppo, ma è un tema anche su cui ragionarne, parlarne, per trovare anche modalità nuove per affrontarlo, credo che sia anche coraggioso. E quindi credo che questi momenti siano preziosi perché ci consentono un po' di intanto di dire che il nostro territorio, la città di Reggio Emilia, è una città attenta a queste tematiche e in cerca anche di risposte nuove e che insomma in qualche modo credo che ci consenta anche di riflettere, di passare un paio d'ore per riflettere insieme su alcune tematiche che servono sostanzialmente per migliorare la convivenza tra le persone, in particolare tra le giovani generazioni. Quindi credo che alla fine l'obiettivo del ridurre pregiudizi a scuola interetnici sia quello di fare in modo che i nostri ragazzi stiano a scuola, all'università o in città in modo più sereno e affrontino anche una relazione con i loro compagni che sia orientata anche al conoscersi in ottica naturalmente positiva. Io però mi prendo qualche minuto perché volevo fare alcune premesse a cui tengo particolarmente, è una platea importante oggi con cui insomma mi piace condividere alcune cose. Innanzitutto ricordando, e lo faccio spesso quando intervengo all'università, ricordando che il 2016 è stato un anno importante nelle relazioni tra l'università di Modena e Reggio Emilia e il Comune, perché è stato rinnovato l'accordo di programma che sostanzialmente ha ribadito, rafforzato quella che è la relazione tra l'università e la sua città, la città di Reggio Emilia, e accordo che ha parlato di servizi e infrastrutture universitarie, ma dentro il quale abbiamo voluto far atterrare con grande forza anche il tema di collaborare su ricerche, su piste di ricerca anche nuove e su sostanzialmente quello di analizzare i contesti urbani della città di Reggio Emilia in collaborazione con l'università.
Questo ha significato anche la realizzazione di questa ricerca che si innesta all'interno di un percorso di, come dire, accordo più strategico che la città ha fatto con l'università. Sostanzialmente dicendo che Reggio Emilia è una città che da tempo sta investendo sulla competenza dell'educazione, a partire dalle scuole naturalmente, ma per arrivare attraverso l'università, e che la nostra università ha un dipartimento di educazione e scienze umane che è ormai consolidato e che ha dimostrato in questi anni non solo di avere numeri sempre maggiori di studenti, ma anche di avere un'offerta didattica importante. Questa ricerca si innesta all'interno di questo accordo strategico. La seconda premessa che vorrei fare è un po' il ragionamento sulla nostra città e come la nostra città come dire, affronta il tema dell'accoglienza anche attraverso le scuole. Innanzitutto perché credo che Reggio Emilia abbia, come dire, sempre voglia di trovare tempi e luoghi dove ci possano essere dei momenti di dibattito e di confronto. Credo che questa mattinata sia uno di quei tempi e di quei luoghi, ma naturalmente ce ne sono tanti altri, a partire naturalmente da trovare tempi e luoghi dentro le scuole. Quindi trovare questi momenti dentro le scuole significa sostanzialmente due cose: il protagonismo degli studenti nel ragionare anche di temi scomodi, difficili, come sono quelli dell'integrazione, e un confronto con loro, dove credo che questa ricerca lo faccia, perché ad un certo punto chiede anche agli studenti un commento rispetto alla loro esperienza, quindi valorizzare il loro punto di vista e renderli protagonisti. Perché noi crediamo profondamente che la qualità della scuola oggi si misuri anche da quello che è il suo protagonismo in progetti di territorio che in qualche modo aiutino anche le altre istituzioni, quindi siano esse il comune, l'università, a costruire una società civile che sia in grado davvero di farci vivere in reciproca comprensione. Quindi è a partire dalle scuole che si fa questo. Reggio Emilia ha fatto del tema dell'accoglienza, della convivenza, del dialogo tra le culture un'idea davvero di città nel mondo, un progetto di città nel mondo. Noi ci crediamo, crediamo al riconoscimento dei diritti, al rispetto, alla tolleranza, e crediamo che per fare accoglienza non serva solo rispondere alle emergenze. Noi, per darvi un dato, siamo dentro al progetto SPRAR, come tanti altri comuni in Italia. Nell'ultimo anno, nel 2016, abbiamo accolto più di 100 minori non accompagnati in una fascia di età dai 13 ai 18 anni. Negli ultimi 5 anni ne abbiamo accolti più di 350. Ora, certo che c'è una fase di accoglienza che è anche emergenza. Arrivano questi ragazzi senza le famiglie. Come li accogliamo, dove li facciamo stare? Ma il minuto dopo devono partire progetti di inclusione, di inserimento nelle scuole, progetti più complessivi per, come dire, farli partecipare davvero alla comunità. Io credo che come comunità e come comune abbiamo questa responsabilità. Quindi, come dire, un tema di accoglienza che però va gestito in tanti aspetti. Un tema di accoglienza che va gestito come relazioni sociali, che va gestito come convivenza e dialogo tra le culture. La ricerca lo dice molto bene. Per convivere meglio bisogna conoscersi, non bisogna avere paura della storia degli altri e soprattutto bisogna avere voglia di conoscerla, no? Perché altrimenti rischiamo, e qualche ragazzo lo dice, di dare per scontato che chi viene da non so quale paese abbia magari fatto qualcosa che non doveva fare. In realtà spesso e volentieri ha storie drammatiche, o comunque a volte anche storie molto interessanti, anche molto belle, credo anche cariche di emozione. Per fare accoglienza si parla quindi di relazioni sociali, ma anche di relazioni educative. Attenzione, perché a volte nel tema dell'accoglienza noi diciamo servono delle tutele per questi ragazzi. Sì, certo, perché probabilmente arrivano da storie difficili e non dobbiamo consegnarli ad altrettante storie difficili, ma cominciamo a parlare di relazioni educative e non solo di tutela, perché poi questi ragazzi hanno bisogno, come gli altri, di essere inseriti all'interno di una comunità, di uscire la sera, di frequentare anche i luoghi di aggregazione delle città, non solo di essere tutelati.
Credo che su questi temi il ruolo della scuola, da una parte, delle comunità di pratica e dei luoghi di aggregazione sia fondamentale. Quindi in una città, in una comunità, vanno attivati anche questi luoghi, questi spazi, che sono, sicuramente, devono essere dei luoghi di crescita per questi ragazzi, di opportunità, ricerca, costruzione del sé e quant'altro. È chiaro che il posto, come dire, il luogo dove tutto questo avviene, sicuramente in modo molto più definito e anche molto più importante, è la scuola, perché dentro la scuola ci sono capacità educative, c'è l'interazione con la didattica, ci sono esperienze di vita, di narrazioni, di relazioni e di contatti, di cui ovviamente la ricerca fa ottimo, come dire, è parte integrante di questo percorso di ricerca, i contatti, le relazioni tra i ragazzi. Quindi sicuramente le scuole come laboratori di coesione sociale, perché è dalle scuole che si costruiscono delle città che sono in grado di accogliere, di includere e di generare comunità urbane solidali. A partire da una competenza, che credo che sia una delle competenze che questa ricerca ha approfondito attraverso questi 200 ragazzi che sono stati coinvolti, la competenza di cittadinanza, dove noi dobbiamo davvero avere la responsabilità di fare in modo che i nostri studenti, a partire dalle scuole, diventino cittadini attivi e che in qualche modo collaborino alla vita attiva delle scuole da una parte e della città dall'altra. Per cui credo che uno dei temi, dei filoni di questo percorso sia anche quello di aver aiutato questi 200 ragazzi, ma poi immagino anche altri nella diffusione che verrà fatta di questa ricerca, ad avere questa competenza di cittadinanza. I progetti che facciamo come comune sono tanti, questa ricerca uno su tutti sicuramente, in realtà ne stiamo realizzando anche tanti altri, ne siamo orgogliosi. Un progetto importante che stiamo facendo con 22 scuole superiori è il progetto Cittadinare, la complessa arte della convivenza, che sostanzialmente nelle classi prime degli istituti superiori aiuta i ragazzi a lavorare su tre competenze: l'ascolto attivo, l'acquisizione, l'interpretazione corretta delle informazioni, quindi che in qualche modo siano lontane da stereotipi e pregiudizi, e la competenza dell'autonomia e della responsabilità, perché proprio crediamo che a partire dalla prima superiore sia necessario che i nostri ragazzi imparino anche queste ulteriori competenze. Quindi, come dire, salutiamo con grande favore questa ricerca, perché ci aiuta ulteriormente a dire che la nostra città, il nostro comune è attento a in qualche modo trovare anche nuove strade di risposta. I dati della nostra città rispetto alla popolazione immigrata sono dati importanti, ma non esageratamente, come dire, critici, come a volte qualcuno ci dice. Su una popolazione di 171.000 abitanti noi abbiamo 28.000 cittadini stranieri, che sostanzialmente è il 16% della popolazione residente. Ci sono diverse nazionalità, abbiamo 22 nazionalità, quelle maggiori sono l'Albania, la Cina, il Marocco. Credo che sostanzialmente dentro le scuole più in piccolo si trovi questa fotografia di tante nazionalità, ma tutto sommato di un numero intorno a queste cifre. La popolazione scolastica delle scuole superiori di Reggio Emilia è di 21.000 studenti, gli studenti stranieri sono il 12%. 12% di cui il 36% è fatto da studenti non nati in Italia, il 63% di studenti invece non nati in Italia. Apro solo una parentesi velocissima, perché in realtà noi parliamo di studenti immigrati. Nelle scuole superiori il dato dice che sono più quelli nati non in Italia rispetto a quelli nati in Italia. Attenzione, perché il dato delle scuole primarie e delle scuole medie comincia a essere invertito, cioè a dire che il 70% degli studenti che noi chiamiamo immigrati delle scuole primarie è nato in Italia, e il 50-60% degli studenti che noi chiamiamo immigrati delle scuole medie sono nati in Italia. Quindi questo fenomeno ovviamente fra un po' arriverà anche nelle scuole superiori. Per cui il tema è le relazioni interetniche, certamente, perché sono ragazzi che hanno genitori che vengono da altri paesi, ma loro sono nati in Italia. Ora, come dire, ho detto, apro una parentesi, perché noi ci stiamo confrontando sui temi della cittadinanza, peraltro
giovedì e venerdì a Reggio Emilia avremo un incontro importante, un seminario, una terza edizione di un seminario che si chiama Costruttori di Ponti, dove sostanzialmente con le nuove generazioni andremo a ragionare di questi temi, dicendo che intanto questi ragazzi sono nativi interculturali, no? Adesso si usa molto il termine dei nativi digitali, bene, loro sono sicuramente nativi interculturali, non solo, ma sono naturali costruttori di ponti, perché sono, come dire, stati abituati ad avere il mondo come riferimento, non Reggio Emilia o altre città. Quindi detto questo, bisogna anche dire che noi stiamo lavorando su questa tematica, ma parlando di ragazzi che per la maggior parte dei casi sono nati qui da noi, quindi, come dire, credo che a maggior ragione sia importante dargli questa dimensione e aiutare le classi e poi gli studenti tra gli uni e gli altri ad essere in grande relazione. E vado velocemente verso la fine dicendo, rispetto a questa ricerca, che appunto ha come obiettivo quella di favorire le relazioni interpersonali di interetniche per conoscersi meglio e per ridurre pregiudizi, quindi un obiettivo sicuramente ambizioso, lo fa con una modalità altrettanto importante e ambiziosa, ovvero creare delle occasioni di incontro. La ricerca, secondo me, correttamente ragiona anche di quelli che sono i temi: cos'è il pregiudizio, cosa sono gli stereotipi, cos'è la discriminazione e se ci sono fattori di personalità che possono sottolineare una cosa, un aspetto piuttosto che un altro. Quindi, come dire, è una ricerca che trovo importante non solo per l'obiettivo che si è data e che ha, secondo me, raggiunto, ma anche perché lo fa attraverso definizioni teoriche che ci servono per saper affrontare anche questo fenomeno. Ma credo che sia importante anche per altre tre cose. La prima cosa, lo diceva molto bene il rettore prima, perché è una ricerca testata sul campo. Non è scontato, non tutte le ricerche lo sono. 5 istituti superiori, 200 ragazzi coinvolti, quindi, come dire, questo sicuramente è un campione, io penso, anche rappresentativo di quello che è poi il fenomeno studiato. L'utilizzo dei ricercatori, dei ragazzi dell'università è un'altra, come dire, credo un altro valore aggiunto, perché è chiaro che c'è stata anche sostanzialmente una condivisione, no, tra ragazzi che hanno più o meno un'età simile, quindi anche questa la trovo una modalità interessante per fare ricerca. Il secondo valore aggiunto che vedo è il trasferimento delle competenze, perché è chiaro che quello che è il prodotto della ricerca scientifica deve poi trovare una sua realizzazione nel quotidiano degli insegnanti, e quindi è importantissimo che non sia una ricerca che rimane scritta sul libro, ma che poi gli insegnanti, come credo abbiano fatto anche partecipando a questi incontri, la facciano propria e la utilizzino quotidianamente e anche dopo che la ricerca è finita. Il terzo valore aggiunto è che, e mi richiamo al ragionamento che faceva il rettore della terza missione, è che credo che anche questa ricerca dimostri come ci sia la capacità dell'università di influire su quello che è il contesto sociale della nostra città e quindi di dare un contributo anche a quelle che sono poi successivamente le politiche pubbliche, no? Con i quali i comuni, le province si devono in qualche modo coordinare, devono in qualche modo portare avanti. Quindi l'università che diventa davvero luogo non solo che fa ricerca, ma che trasferisce questa ricerca anche poi a politiche pubbliche. Finisco ringraziando davvero i ricercatori del centro Rimilab, in particolare il professor Dino Giovannini, il professor Vezzali e il professor Di Bernardo, perché credo che davvero ci abbiano dato anche con questo percorso nuove vie per rispondere, per avere, come dire, in qualche modo anche nuove possibili risposte sull'integrazione a Reggio Emilia. Ringrazio naturalmente i dirigenti degli istituti superiori, gli insegnanti che hanno partecipato, perché credo che, insomma, dalla loro disponibilità e dal loro protagonismo siano venuti fuori davvero spunti molto importanti, e perché partecipare non è mai scontato e quando le scuole lo fanno credo che sia un valore aggiunto. E naturalmente ringrazio i ragazzi dell'università che ci hanno aiutato in questa dimensione di ricerca, ma naturalmente anche i ragazzi delle scuole superiori che si sono prestati, perché, insomma,
in prima superiore non è facile, ecco, mettersi a disposizione per fare questo percorso. Finisco davvero leggendovi un contributo che ha dato un ragazzo. Non c'è scritto un nome, quindi non so chi sia né di quale scuola, però credo che sia importante perché nelle sue parole ho ritrovato davvero la dimensione di fare coesione sociale. Questo ragazzo intervistato nel Cosa ne hai pensato della tua esperienza dice: abbiamo tutti vite diverse in certi punti, ma comunque tutti più o meno uguali, anche nei rapporti con i genitori. Una cosa che è diversa per tutti è il proprio futuro, che però è meglio che sia così dal mio punto di vista, perché non si può avere tutti la voglia di diventare la stessa cosa, perché ognuno ha le sue qualità ed è bene che sia così. Io credo davvero che questa affermazione di questo ragazzo dica che alla fine siamo tutti uguali nei rapporti con i genitori, nel nostro, forse in qualche punto della nostra vita la nostra vita è stata diversa, che quello che forse è diverso tra uno e l'altro è il futuro, ma è giusto che sia così perché poi ognuno se lo costruisce sulla base delle proprie competenze, delle proprie aspettative. Quindi questa è integrazione, questa è coesione sociale. Grazie.